Diocesi in festa perché due giovani tra poco diventeranno sacerdoti, sono Massimo Guarino e Leandro Giugno che frequenta San Pio X. Ne parliamo con Padre Alessandro che partecipa a questo momento di gioia. Tutta la nostra Chiesa diocesana vive questo momento di gioia, perché è il momento che tutti attendiamo, perché la messa è molta ma gli operai sono pochi, e una comunità parrocchiale non è bella o attiva se aiuta i poveri, se organizza manifestazioni, ma se dà vocazione alla Chiesa, vocazione alla vita religiosa, alla vita presbiterale, missionaria, matrimoniale. Difatti in questi giorni stiamo facendo le 40 ore in preparazione dell'ordinazione di Don Leandro, che è cresciuto in questa comunità da 20 anni che io lo conosco, da quando sono arrivato qui in parrocchia, è cresciuto con me. Io mi sento veramente di poter dire tutte le cose di questa parrocchia non sono importanti, la cosa più importante è che ho portato all'altare, come un papà che accompagna all'altare i propri figli. E poi l'altra gioia che ho: il 12 giugno è entrata Francesca Zaffarana nel noviziato delle Angelle per diventare suora. E quindi vi dicevo proprio, è una cosa, perché il sacerdote è per tutta la Chiesa, in modo particolare per la nostra diocesi, poi è il vescovo che stabilisce dove andrà a svolgere il suo ministero presbiterale, ma per la nostra parrocchia di San Pio, dopo 25 anni, perché 25 anni fa è stato ordinato di Rocco Giuseppe, arciprete, l'attuale arciprete di Marianopoli, e dopo 25 anni io spero di poterne portare all'altare qualcun altro prima di 25 anni. Sabato un appuntamento in cattedrale, quindi, che riguarderà tutta la città. Sì, alle ore 17:30 Sua Eccellenza Monsignor Mario Rossotto imporrà le mani a due nuovi presbiteri, due già sono diaconi, Don Leandro Giugno della comunità di San Pio X e Don Massimo Guarino della comunità di Campofranco, e noi accoglieremo il novello sacerdote Don Leandro Giugno che verrà a celebrare la prima messa domenica 28 alle ore 18 tutti al Ponte Bloi, per poi salire in vesta di via Napoleone Colaianni per celebrare Don Leandro e presiedere la sua prima Eucaristia alle ore 19 a San Pio, e poi un momento di fraternità per la gioia di avere due nuovi pastori che siano pastori secondo il cuore di Dio. Qual è la situazione sul fronte delle vocazioni nel Nisseno, sia per quanto riguarda gli uomini che le donne? Sì, in verità il nostro seminario ha dei giovani seminaristi, mi sembra quest'anno che ce ne siano 15 studenti di teologia, però per la situazione del clero, per l'età, stiamo invecchiando tutti. Io stendo a invecchiare, però anche io i miei 29 anni già ce li ho di messa, e secondo quelli. Il problema è il sacerdote, ancora l'anno scorso ne abbiamo avuto uno, a Dio piacendo il prossimo anno potrebbero essercene tre, ma poi dovrebbe esserci, perché non ci sono, alcuni anni senza presbiteri, perché non ci sono studenti di teologia, e quindi i sacerdoti invecchiamo, e quindi c'è il rischio che le parrocchie diventino senza un sacerdote. Per il discorso femminile è gravissima la situazione, perché la nostra, accennavo a Francesca, è un ago nel pagliaio. È un caso che ci sia una vocazione per la vita religiosa. Ci prepariamo quest'anno proprio pastorale 2014-2015,
l'ha voluto proprio Papa Francesco, e sarà un anno dedicato alla vita religiosa, perché oggi il mondo ha necessità di religiosi e di religiose che sono anticipazione di quello che saremo noi in cielo.